Eccoci, 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 benvenuti, benvenuti, accomodatevi. Stasera sono un po' emozionato, stasera è una cosa un po' particolare, è un appuntamento particolare, ne abbiamo parlato in settimana, è una, chiamiamola un'edizione straordinaria e beh, insomma, ci sono tante tante sorprese all'orizzonte. Welcome everybody, this is I am live on I Am Light, and I was telling my Italian audience that I'm a little bit moved by this thing. Accomodatevi, have your seat, please. Vediamo anche i ragazzi che sono su Facebook. Voglio ricordare e salutare gli amici di Zona Rossa Web TV. Siamo in, così, come si dice, in cross posting, quindi in diretta contemporanea. Ed è una collaborazione importante, una cosa in cui crediamo molto. Io ringrazio l'amico Gabriele Paolone, l'amico Vincenzo Ciccone per l'assistenza, l'invito e il supporto. Allora, adesso entriamo nel vivo perché poi stasera abbiamo un ospite, insomma, è molto più che un ospite. È la persona che qualche tempo fa mi disse: tu puoi scrivere, e scrissi lo sciamano. È la persona che qualche tempo dopo mi disse: facciamo questa cosa insieme, e l'abbiamo fatta finalmente dopo tante cose, dopo la pandemia, dopo la quarantena, pandemia ancora dura, la quarantena per fortuna molto di meno, e siamo pronti, abbiamo così fatto questa scelta, la scelta di pubblicare un lavoro, un album che è un audiolibro. Quindi un lavoro in cui avremo una voce recitante, che è quella di Marco Onofrio, che è qui al telefono, adesso ve lo presento, che introduce alcuni brani stasera del suo libro Emporium, questo testo che ha fatto grande scalpore quando è stato pubblicato, molto celebrato, molto ben accolto da critica e pubblico. In questa recitazione poi sono confluiti dei miei brani, delle musiche di Marco Onofrio che io ho poi registrato, le sue idee che anche stasera vi faremo ascoltare. Alcuni brani sono più solari, altri più meditativi, però sicuramente è un lavoro che nella sua interezza fa riflettere ed è torna molto attuale con alcuni temi che sono veramente balzati alla cronaca in questi ultimi mesi, non ultimo quello della dignità sui posti di lavoro, la sicurezza, il remote working, lo smart working, eccetera. Io vi vedo già belli allineati, mando un saluto anche a chi seguirà più tardi, però voglio farvi entrare nel vivo assieme a me qui nel salotto di I Am Live, di questo appuntamento domenicale che oggi in via straordinaria trasmette anche in una data particolare. Con noi al collegamento telefonico c'è Marco Onofrio. Ciao Marco, eccoci qua, pronti? Eccoci Valerio, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Bene, bene, buonasera. Allora, io spero di aver introdotto in maniera esaustiva quello che è il nostro lavoro, quello che è soprattutto il tuo lavoro, perché ricordiamo che La Cenere dei Sogni, questo audiolibro, questo CD di cui avete già visto, insomma, ampiamente la copertina sui nostri eventi, sui nostri post, è al 90% un contenuto che celebra un tuo grande successo editoriale che è Emporium. Quindi spenderei qualche parola prima di entrare poi nel vivo della nostra performance. Ma sì, diciamo che è sostanzialmente un audiolibro, io lo chiamerei audiolibro musicale, perché mette in connessione delle energie attraverso ambiti artistici complementari, Bene. perché ovviamente la poesia ha una sua, come sentiremo anche quando tenterò di indegnamente di recitare il testo, ha una sua musicalità, un suo ritmo. E poi c'è stata la connessione magica con le musiche che tu avevi già composto, perché qualcuno ascoltando il CD potrebbe pensare che Valerio Mattei ha composto dopo aver letto il libro. In realtà erano musiche che tu avevi già composto, quindi sono le magie degli incontri. E Sì. poi con l'occasione ti ringrazio per aver
poi arrangiato ed eseguito alcune mie idee Sì. musicali, tra cui anche il tema del nostro CD, appunto La Nazione dei Sogni, che insomma credo che stiamo per andare ad ascoltare, no? È la linea guida, è la, secondo me, la musica che rappresenta poi l'essenza del lavoro che abbiamo realizzato. Sì, è proprio la magia, no? Della sincronia. Questi brani, anche che erano nati tempo prima di questo lavoro, sembravano sposare poi perfettamente il contenuto, no? Le linee guida principali del tuo lavoro. E quindi abbiamo unito un po' i due aspetti creativi. E io personalmente sono molto contento del risultato, molto felice di percorrere questa avventura insieme a te, che lo anticipiamo, un'avventura che sta iniziando adesso. Benché affonda le radici, un lavoro che è stato portato avanti soprattutto durante la quarantena, quindi in un momento molto intenso, molto particolare, e che auspicabilmente, una volta ritornati a una certa normalità e una certa clima di serenità e di sicurezza, potrà andare liberamente in giro per teatri, piazze o contesti comunque di condivisione in carne e ossa, ovviamente. Io voglio salutare intanto Valentina, Patrizia, tutti voi che state ascoltando. Due parole anche in inglese per gli amici che ci seguono di lingua non italiana. Hi everybody, we're presenting today La Cenere dei Sogni with Marco Onofrio. This audiobook that features is telling of the book. Of the book Emporium and some of my songs, my new songs. So just a little chat about this and a live performance. Ciao Stefano, grandissimo, ciao a tutti. Quindi, caro Marco, detto questo, non ci resta che lanciarci in una breve botta e risposta, diciamo, fra tue declamazioni di alcuni passi salienti del testo e alcune musiche di tua composizione, che adesso vado, anzi che già sto, eccomi, mi appresto ad eseguire dal vivo ad alcuni miei brani. Tu sei pronto? Se tu sei pronto, noi siamo tutti pronti, ovviamente. Benissimo, possiamo partire. Questo è proprio l'introduzione, il tema principale, ideato e scritto da Marco Onofrio. Eccoci qua. Sono le note da cui ha preso inizio un po' tutto. Che poi è un tema che ritorna, no? Ritorna anche nel disco e tornerà nella performance dal vivo. Allora, io ti pregherei di introdurre magari, ecco, alcuni temi fondamentali del testo per poi passare direttamente alle tue letture che saranno intervallati dai miei brani. Intanto saluto Pino, saluto Maria, tutti voi che state ascoltando, poi risponderemo anche ai vari commenti anche dopo la trasmissione, ci intratterremo anche volentieri in chat sui commenti. Prego Marco. Allora, io non vorrei chiaramente tediare perché è una diciamo, esibizione di poesia e di musica, però tenevo a sottolineare alcune linee guida che rivelano poi l'intenzione profonda di questo lavoro. E Certo. quindi di Emporium prima e poi adesso della Cenere dei Sogni che abbiamo realizzato in CD. Certo. E parlerei subito di una bellissima citazione di un economista e filosofo francese contemporaneo che si chiama Serge Latouche, il quale ha affermato: una società felice consuma poco, per indurre a consumare bisogna creare insoddisfazione. Mi pare già un cardine fondamentale, Sì. cioè l'alienazione, il vuoto interiore, e queste due malattie del mondo contemporaneo si Certo. determinano imponendo alle persone una vita difficile,
se non impossibile, fatta di stenti, di precarietà, di terrori e di inutili complicazioni, come per esempio quelle burocratiche che ci attanagliano ogni giorno. E poi ancora obnubilando le coscienze, assottigliando lo spirito critico, seminando caos. Allora, per dominare gli individui, chiaramente, come sanno bene i potenti, occorre che abbiano costantemente paura e che siano sballottati tra indicazioni contraddittorie di artificiale complessità. Allora, come il buco d'amore porta alla compensazione bulimica alimentare, così il vuoto della coscienza porta alla bulimia consumistica e quindi al trionfo dei mercati. Ma a quale prezzo? Ecco, le persone vengono omologate in automi, in burattini, portate ad usarsi reciprocamente come una sorta di capitalismo affettivo generalizzato, per cui c'è un opportunismo nei rapporti umani e contemporanei che fa spavento, e di conseguenza il pianeta è sconvolto da squilibri di ogni tipo, economici, ecosistemici, sanitari, psicologici, culturali, eccetera. E secondo me siamo sull'orlo dell'abisso, perché quello che è stato chiamato neoliberismo galoppante e imperante ha deciso di puntare non sulla dignità dei popoli e degli individui, ma sull'emporium, quello che ho definito con questa parola latina, cioè sul mercato, sul consumo e sul profitto ad ogni costo. Sì. E l'altro fatto spaventoso è che le risorse finanziarie e naturali sono quasi tutte nelle mani di pochi global pigs, li chiamerei così, gli ingordi e incontestabili maiali dell'alta finanza, che perseguono senza scrupoli il loro patologico interesse a discapito di persone, animali, cose, contesti, patrimoni, ecosistemi, tutto. E queste persone, viene da chiedersi, ce l'hanno un cuore? Penso proprio di no, ma forse non hanno neanche un cervello, perché ragionano come se non ci fosse un domani, come se avessero già pronto un pianeta di riserva. Esatto. In realtà la Terra è solo una. E la cosa clamorosa è che il 10% della popolazione detiene il 90% della ricchezza totale. È uno scandalo questa diseguaglianza che sta distruggendo la vita sulla Terra. Quindi la domanda fondamentale è questa: che fare? E me lo chiedo anche nel testo. Certo. Anzitutto risvegliarsi, uscire da questa bulia, da questa sorta di narcosi collettiva, prendere coscienza, rigenerare la speranza, riaffermare a gran voce la dignità fondamentale di ogni essere umano sotto ogni cielo, perché, come dico, anzi canto, provo a cantare all'interno del CD, ogni cielo è il cielo ed ogni uomo è l'uomo. Esattamente. Se non possiamo cambiare il mondo, tu Valerio da bravo artista lo sai bene, possiamo però cominciare a cambiare il mondo dentro noi. Certo. Quindi innanzitutto il modo di guardare le cose. Tu in Forse domani, una delle canzoni del CD che canterai tra poco, scrivi: dentro il fragile germoglio c'è la quercia che sarà. Ed è questo lo sguardo che bisogna tornare ad avere, cioè non fermarsi a ciò che è veramente apparente sotto gli occhi, ma cercare di guardare le cose oltre, essere lungimiranti, capire che se una cosa non si manifesta, magari è semplicemente perché è in essere, certo, perché è l'inizio. Certo. E quindi non possiamo tagliare i ponti al futuro solo per qualcosa che ci interessa adesso. Tutto a breve termine, certo, sicuramente. E quindi la cultura, vado a concludere, ha un ruolo determinante nell'aumentare la potenza e la portata dello sguardo, che va riacceso nella sua scintilla fondamentale. Questa è una cosa che dico da sempre. Perfetto. Più che contrastare il buio, occorre proprio moltiplicare lo splendore della luce, e anche per questo obiettivo devono combattere gli artisti. Certo. Ecco, la scena dei sogni quindi non è soltanto l'audiolibro, ma anche e soprattutto un concept album di parole e musiche originali che vogliono scuotere chi ascolta, rompendo il muro dell'indifferenza e spingendo alla trasformazione delle ombre prodotte dai molteplici squilibri del mondo contemporaneo, che oggi, come sappiamo, è ulteriormente prostrato dalla pandemia. Certo. E la storia dell'umanità è, in qualche modo, lo sappiamo, un cimitero di fallimenti, di generazioni bruciate, di sogni ridotti in cenere, ecco perché questo titolo. Certo. E le musiche e le parole di questo lavoro vogliono appunto evocare l'immenso sforzo delle generazioni, il tributo di sangue e di sudore sull'altare gelido dell'ingiustizia, perché il mondo da sempre è ingiusto. L'eterno sacrificio della felicità per la quale invece saremmo nati. E se c'è la cenere vuol dire che c'è stato il fuoco, ma il fuoco non è detto che sia spento, può covare, come sappiamo, anche sotto la cenere. Certo. Quindi riaccendiamolo e riprendiamo in mano la nostra esistenza. Questo è il messaggio fondamentale che io vorrei veicolare attraverso parole e musica. Bene. Anche se, anzi, tanto più che non stiamo attraversando un bel periodo, anzi, per dirla tutta, stiamo combinati piuttosto male, come tu sai bene, e come adesso ci andrai a cantare. Bene,
Bene, grazie per questa introduzione. È vero, sto combinando male uno dei miei brani che vanno poi a comporre, no, il mosaico di questo lavoro, e ve lo faccio ascoltare così dal vivo, così com'è l'arrangiamento proprio dell'album, e poi da qui partiamo per la nostra piccola performance. Un saluto a tutti voi che state ascoltando, anche a Maurizio che ci ha commentato adesso, che dice magnifica l'idea dei maiali da spazzare via perché opprimono. Bene, bene, bene. Cerchiamo, come dici tu, caro Marco, di concentrarci sulla luce. Che anzi, questo buio magari ci dà l'opportunità per proiettare con ancora maggiore convinzione e con ancora più forza. Attenzione, sto combinando male. Via Tuscolana è piena di gente che parla sola. Mi chiedo come ragiona, chissà dove se ne va. E quando ritorno a casa mi sento quel nodo in gola. Ci passo tutta la vita con questo lavoro qua. Ho smesso di andare a tempo, non ho più via di scampo. E tutto il divertimento è accendere la TV. Dicevo sempre che canto, ormai a chi lo racconto, mi sa che per il momento non se ne riparla. Parla più. E sto combinato male, sto combinato ma, e sto combinato male, sto combinato ma. La cosa che non si spiega è il mutuo che me lo paga, ancora qualche altra rata e mi estinguo prima io. E quando mi siedo a casa la gamba mi balla sola, almeno la valeriana mi fa un po' di compagnia. E sto combinato male, sto combinato ma, e mi viene da cantare tanta la felicità. Ma sto combinato male, sì, sto combinato ma, e sto combinato male, sì, sto combinato ma. E se vieni così, che casino che mi ritrovo, sì. E se vieni così, dentro al frigo c'è solo un uovo, sì. E se vieni così, piatti sporchi a volontà, già, e già, ma chi me lo fa fa? E sto combinato male, sto combinato ma, e mi tocca lavorare fino all'eternità. E sto combinato male, sto combinato ma, e mi viene a cantare tanta la serenità. Ma sto combinato male, sì, sto combinato ma, e sto combinato male, sì, sto combinato. Via Tuscolana è piena di gente che vive sola, che chiude la porta e cena, si chiede se è tutto qua. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Eccoci Marco. Allora qui Eccoci. chiaramente in questo brano hanno trovato l'espressione, poi questo senso di alienazione, no? Che anche tu esprimi nel tuo libro, e quindi unire queste due forme espressive ci è sembrata la cosa più logica da fare, che poi è un po' il filo conduttore che abbiamo seguito lungo tutto lo svolgimento del lavoro. Io ti chiederei quindi a questo punto di iniziare, ecco, la selezione, l'antologia di brani di estratti che hai preparato. E qua e là, dove intervengono i brani, poi io condividerò appunto le mie esecuzioni dal vivo, anche alternandole con le tue musiche, appunto, che abbiamo realizzato per questo disco. Perfetto, allora comincerei col primo brano che è il seguente. È l'acqua che concresce dalla luna, attratta dal richiamo del magnete. La potenza del macete che brandisce mostruoso e inafferrabile strumento e ti fracassa il cuore. Il tuono di gran cassa a punteggiare, marciando solitari in un plotone. È una forza trionfante e proterva che svetta nel dolore del mio canto e picchia col suo volo sui soffitti. E rode il mio cervello piano piano e sul mio cranio, pianta, despota,
il suo vessillo nero. Lugubre l'ala, la banda che si innalza e l'asta che mi infigge nel pensiero. Basta, siamo ostaggi persi, un tempo vivi, non suscettivi di riscatto alcuno. La nostra esistenza scissa, squilibrata, deturbata, violentata, profanata, scompaginata, destabilizzata, frammentata in mille rivoli e brandelli. E quelli, sempre quelli a comandare, non si decide e non si cambia mai. Ecco, qui in quest'ultimo verso c'è tutta l'impotenza dell'uomo contemporaneo davanti ai problemi che non si... per esempio l'ambiente. Certo. Si fanno ogni anno incontri, vengono il G8, vengono Davos, in queste località splendide, si parla, si decide che ci saranno dei cambiamenti decisivi, poi non cambia mai nulla e intanto la Terra nel frattempo muore. Quindi questa sorta di condizione soporifera, anestetica, di impotenza dinanzi alla politica, ai problemi che non si risolvono, alle scelte decisive per il nostro futuro, nel frattempo il countdown viaggia veloce. E quindi sì, avvertiamo tutti la necessità di una palingenesi, cioè che faccia qualcosa che faccia nuovo alla Terra, ai cieli, ai rapporti tra gli esseri viventi. Da questo punto di vista, credo, e come tu hai detto tante volte anche nelle tue dirette, che la pandemia stia fornendo una straordinaria occasione per ripensare l'economia, il lavoro, lo sviluppo, la visione globale e particolare di cose e di persone. Certo. È quasi una sorta, la vedo come una delle ultime ciambelle di salvataggio che questo pianeta ci lancia, prima della catastrofe, quindi sarebbe secondo me delittuoso non approfittarne per un salvifico reset, cioè proprio bisogno di un reset, come sì. Tu dici in una bellissima canzone. Grazie. Queste vie che faccio sempre, certe volte sembra che mi conoscano, mi capiscano, e chissà se questa gente che oggi vedo intorno a me, da domani sarà assente a inseguire chissà che. Mirami secchi d'inverno già stanno cucendosi gemme sui gomiti. Questo vuol dire che il mondo sa ancora rinascere dalle sue ceneri. Ho bisogno di un reset, dentro me c'è bisogno di un reset. Questo piccolo orizzonte che intravedo da qua giù non promette mai, non promette più. E chissà che non dipenda da qualcosa dentro me che combatte e si spaventa anche di vincere. Sera svela le stelle, enormi falò sopra spiagge di cielo. Questo vuol dire che il mondo si fermerà un po', poi ripartirà al volo. Quanto a me ho bisogno di un reset, dentro me è il momento di un reset. Queste vie che faccio sempre,
certe volte sembran me. E questo era Reset, un altro momento dove le nostre strade si sono incrociate. Caro Marco, direi di andare direttamente con un tuo nuovo momento. Sì, e all'interno del percorso che il movimento configura c'è a un certo punto una sorta di condensazione in personaggio. Quindi lì un narrante trova finalmente lavoro dopo aver inondato scrivanie con le sue richieste, il suo curriculum. Sì. E quindi lì festeggia, poi si rende conto di essere entrato in una morsa meccanismo terribile. esatto. E quindi questo è il momento, quello che vado a leggere adesso, in cui ancora è nella fase dell'entusiasmo, che poi si spegne a vista d'occhio. E successivamente poi io farò ascoltare il tuo tema, che è Non hai tempo, che è una tua musica, su cui ho poi sovrapposto un brevissimo testo, perché fanno parte proprio di questo, entrambi i momenti di questa tematica qui, no? Esattamente. Infatti è il tempo, poi uno dei temi fondamentali che gira all'interno del lavoro. Allora, vado a leggere. Da domani si comincia e fai davvero. Sei uomo, sei grande, sei forte. E con coraggio affronti la tua sorte. Sei stato punzionato per la corsa, la grande maratona delle fate, di dietro al pifferaio direttore, che tiene tutti quanti con le briglie, incontro le migliori meraviglie per le più dolci ore. Che è questo, o non è, il bel paese splendido del sole? Basta con i sogni e le menate, sprolopide idealisti e sciocche fole. Serietà, sicurtà, responsabilità. Tu non esisti più quello di prima. Devi scordarti di te stesso, quello che sei stato, che tu sei. Sei un altro. Sei sposo del padrone, è il porco del tuo corpo, è il tuo signore. Qui devi dedicarti culo e cuore, finalizzarti tutto al suo progetto, identificarti col suo sogno, essere ingranaggio funzionale, che il tuo bene è diventato il suo e non può farti male. Gli devi la speranza e la tua luce. Solo lui ti porta la salvezza e la tua anima e la tua luce vera e le esigenze dello spirito interiore e le energie che ti fanno uomo. Questo è il tema fondamentale che affronta questo passaggio. E prima che tu faccia Non ho tempo, volevo approfondire un attimo in modo discorsivo io ti sto accompagnando sì in punta di piedi. Sì, il tema del tempo e del suo uso e consumo è uno dei temi fondamentali di Emporium e quindi della scena dei sogni, perché appunto emerge proprio il lavoro, il grande tema spinoso del lavoro, quindi la prestazione d'opera, il salario, il profitto, la dignità di chi lavora, il diritto del lavoratore, i talenti, le risorse, i limiti stessi della libertà individuale. Ecco, come si capisce, come ho già detto prima, come si è capito dalla lettura, ti auguri di trovare un lavoro, se no non sopravvivi, ma se lo trovi, la tua vita in certo senso finisce lì, perché il lavoro, anziché nobilitare, aliena e ridica le persone. Certo. E perché ti prende, semplicemente per questo, perché ti prende tutto il tempo, cioè tutto il tuo essere, che verrà assorbito da qualcosa che ti è sostanzialmente estraneo. Tu parti la mattina, fai il tuo percorso, che ovviamente non è compreso nel salario, ci metti magari 2 ore se abiti lontano per arrivare al lavoro, lavori fino a tardo pomeriggio, stacchi, come si dice nel gergo, ritorni a casa e sei completamente distrutto, perché innanzitutto sono 2 ore di viaggio all'andata e ritorno, e poi c'è stata anche la giornata lavorativa. Ora, quando si evoca la gente deve leggere, sì, ho capito, ma come vivono le persone? Quando torni a casa e sei distrutto, come si può pensare che una persona abbia la forza o la mente per mettersi a leggere? Sarebbe qualcosa di completamente artificiale e dissonante.
Quindi bisognerebbe un attimo riformare il sistema del lavoro e la vita delle persone nel loro quotidiano. E su questo, e quindi, per ti interrompo, su questo il discorso della pandemia sta giocando un ruolo di acceleratore, perché indubbiamente le tecnologie ci permettono di lavorare da remoto, stanno aprendo anche dei fronti che permettono un maggiore equilibrio per chi può, diciamo, tra vita, tempo libero e lavoro. Per cui io su questo, diciamo, esprimo una massima solidarietà, anche perché sono ancora attualmente un impiegato, per cui capisco bene di cosa parli. E forse è per quello che mi è venuto spontaneo poi mettere delle parole su questa tua musica. Certo. Comunque sono anni che io sostengo questa idea. Lavorare meno ore, ma lavorare tutti, lavorare più persone, migliore, una maggiore ripartizione, certo. Bravissimo, un'ottimizzazione della distribuzione del lavoro porterebbe a un miglioramento anche delle prestazioni dei lavoratori stessi. Certo. Quindi ti vendi per un salario che ti rende in realtà sempre più schiavo dei bisogni, mentre i tuoi sogni, quelli che hai coltivato da bambino, quelli che coincidono con la tua vera essenza, annegano nel tramonto delle migliori energie. E quindi a quel punto ti ritrovi anziano, pronto per la pensione, la tua vita ormai è passata e, come diceva il poeta, è subito sera. Sì. Tempo più per niente, il tuo sogno che svanisce piano piano all'orizzonte, mentre anneghi nelle angosce, non hai tempo più per niente. E questo Non hai tempo, da una tua idea musicale con un mio breve testo che ci porta un po' alla metà di questo nostro percorso. Io saluto intanto tutti voi che state guardando, vi siete collegati, poi vi salutiamo anche dopo, Valentina, Chiara, cerchiamo di essere più concisi possibile, anche perché abbiamo circa un'oretta e siamo già intorno alla mezz'ora di trasmissione. Da Non hai tempo io direi di lanciarci direttamente, Marco, sul tuo terzo intervento, dove appunto anche nel disco, no, in quello che sarà poi il nostro spettacolo, ci ricolleghiamo. Io finisco proprio con il dire, tratto proprio dal tuo testo, Non hai tempo più per niente, e tu riprendi con una nuova citazione, con un nuovo passo, ripetendo praticamente le stesse parole. Esatto. Vado a dire: niente, non hai tempo più per niente, ti succhiano, ti spremono al limone. Quando torni a casa sei distrutto, confuso, obnubilato, ti addormenti e spegni sul cuscino i tuoi tormenti. Non leggi più, non pensi più, solo un pocolino di TV, quel tanto di serale disimpegno, le cosce scambettanti al varietà e la pubblicità che ti consiglia, mentre tua figlia chiede le istruzioni per vivere la vita e non rispondi, perché da un po' di tempo tu hai già smesso di farti le domande, di essere vivo, tragicamente inconscio, piano piano. Sei come in trance. Ti blocca l'aporia, l'opposto sentimento ambivalente, che odi ma anche ami i tuoi guzzini. Non ne puoi fare a meno. Dov'è la verità? Dov'è la giusta via? Tu non capisci più. Così nel giro di 6 mesi o un anno, male che gli vada, il gioco è fatto. Sei reso inoffensivo, automa, inerte, addormentato, un pesce incappiolato nella rete. Ci sono riusciti anche con te. E i tuoi occhi infine sono spenti come pozzi vuoti e inespressivi. Ma un giorno all'improvviso ti risvegli come Belluca al fischio del vapore. Capisci che ogni giorno lavori praticamente solo per mantenere la macchina che ti serve per andare ogni giorno a lavorare. È la macchina, l'ipostasi emblema del sistema, l'invenzione più geniale e redditizia, la scatola infernale che ammorba col fetore viscerale che scappa dal suo tubo inverecondo e fonde con l'usura la frizione mentre il motore va in ebollizione. È il petroliere che accende e mantiene il semaforo rosso e gode dell'ingorgo procurato, perché ogni attimo che tu rimani là, scatolato come una sardina, con l'occhio strabuzzato ed impotente, sognando il tuo bel pieno di benzina che lentamente in fumo se ne va, per lui
È un affare grosso, un buci in toro di milioni che gli piovono addosso, senza muovere dito. E la tua macchina, pur quando utilitaria, è una gallina d'oro. Ogni mattina, 2 ore di traffico e altre 2 a sera per tornare. L'aria irrespirabile che appesta di piombo avvelenata di furore. Ma si può campare in questo modo? Cos'è questa spirale? Chi è che l'ha inventata? E quale soluzione? Grazie Marco, e da qui faccio ascoltare adesso Forse Domani, quindi un brano che si apre un po' alla speranza, perché ricordiamo che il tuo Emporium e quindi anche la Cena dei Sogni è un lavoro di speranza, un lavoro che lascia poi un corridoio al volo, no? Come abbiamo citato appunto sul post di questa diretta, e che trova veramente in questo momento un argomento, un sentire molto attuale. Questa è Forse Domani. Forse domani in autostop prendo e vado via di qua. Forse domani così vedrò se qualche cosa cambierà, se troverò parole nuove per guardare bene dentro me, perché se no che vado a fare? Forse domani, e perché no, cosa mi tiene ancora qua? Forse domani riscriverò accordo con la realtà e troverò miniere nuove per trovare bene dentro me, perché se no sono parole, follia inutile. Senza più paure per quello che sarà, perché se no che vivo a fare? Non è colpa di nessuno se le cose stanno così. Non esiste un destino che mi tiene ancora qui, dentro il fragile germoglio c'è la quercia che sarà. Forse un giorno avrò la meglio, forse quel giorno è già qua. Forse domani, forse domani, 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 forse domani, forse domani, forse domani, domani, domani. Forse domani, forse domani, forse domani, forse è già qua. Ecco, io voglio ringraziare tutti voi che state scrivendo, che state ascoltando, partecipando. Grazie, questa è la nostra premiere con Marco Onofrio in collegamento telefonico di La Cenere dei Sogni, audiolibro del suo Emporium, con alcune musiche di Marco Onofrio, alcuni brani miei. Stiamo ormai circumnavigando intorno alla metà del piccolo estratto che abbiamo preparato per voi questa sera, circa un'oretta. Cederei ancora di nuovo la parola a Marco Onofrio. Ovviamente siete tutti i benvenuti a scrivere, commentare, condividere questo video, far sapere anche magari i vostri contatti, che può essere più o meno in linea con questi contenuti, che poi questo è un'opera che è disponibile per l'acquisto e per una fruizione poi a 360 gradi. Ci auguriamo quanto prima possibile in contesti teatrali, in contesti di condivisione anche in carne e ossa, finalmente di nuovo. Dunque Marco, dopo Forse Domani ci ricolleghiamo
a un estratto in cui c'è del nuovo, no? C'è una qualche evoluzione nella coscienza, nella consapevolezza del protagonista. Sì, diciamo che in questo estratto quarto che vado a leggere c'è ormai un'autocoscienza completamente sviluppata di quello che al personaggio o comunque al Leo Narrante, a chiunque ascolti o legga, gli tocca di vivere ogni giorno. Certo. E quindi è un percorso, è come una lampadina che pian piano si accende, no? Certo. È un percorso che pian piano porta alla autoconsapevolezza, per cui esatto. Il testo è stato poi messo in scena, è stato portato in vari teatri. Io mi ricordo che una cosa veramente emozionante è quando si riaccendevano le luci e il regista, gli attori mi chiamavano in scena per ringraziare, sì, insieme a loro il pubblico. Era una cosa veramente incredibile, le persone con gli occhi lucidi, qualcuno si inghiozzava proprio, perché poi mi dicevano, finito lo spettacolo, dice: guarda, è come un bengala che si è acceso nel buio della notte, è qualcosa che diciamo potrà indirizzarmi a delle scelte che finora non ho avuto il coraggio di fare. Certo. Io chiaramente andavo in estasi, perché era proprio quello che volevo, quello che c'è, quello che senti, certo, creare, certo. Creare, no, scuotere, scuotere po' le persone, delle coscienze, certo, sicuramente ci sei riuscito. E questo appunto poi chiaramente con le musiche si accentua, perché insomma, certo, sappiamo bene la musica enfatizza, certo. A proposito di musica, mentre tu ti lanci in questo quarto intervento, io anticipo, ti accompagno, quello che poi sarà, poi lo faccio ascoltare dopo, un tuo intervento musicale, una tua idea musicale denominata appunto Un Grande Cielo, che sarà sempre poi contenuta sempre nell'album. Sì, allora vado a leggere il quarto intervento. Dobbiamo integrarci, augurarci la lunga, scistosa, ingrata carriera del consumatore, del bravo scolaretto che rosicchia tutto di quel che si produce e impara bene bene la lezione del pessimo maestro che lo picchia, ripete a parrocchetto le guagnele a bassa voce e poche lamentele, scegliere la marca per sentirsi realizzati, per indossare modelli sostanziali, per aspirare a sguardi superiori. Una vita che non ci appartiene, che non vive e infatti non esiste, vive di finzione, plop, è solo questa bolla di sapone, solo se tu appari tu consisti, è questa la concordia universale, ma resisti e in fondo sopravvivi solo perché è grande, o pressa poco, il potere dell'adattamento. Tutto falso, surrogato, predisposto e approntato, manomesso, artificiale, tutto sembra uguale, ma non è. Il progetto coinvolge e mobilita migliaia e migliaia di persone, pardon, di reperti umani, come te. Questa è la tua Un Grande Cielo, una tua idea musicale che indubbiamente sposa molto bene il concetto che hai veicolato nel tuo quarto intervento. Possiamo, direi, procedere alla nuova lettura che hai preparato, ti ascoltiamo. Intanto salutiamo tutti voi che vi state collegando, un saluto Chiara, Manuela, ciao a tutti, poi come dicevo sempre, ecco, vi rispondiamo e siamo con voi anche nei commenti. Prego Marco. Nella perfetta consonanza tra che abbiamo tentato di creare tra poesia e musica, guarda caso io riprendo esattamente con il titolo che tu hai appena citato.
c'è un grande cielo dentro, in fondo al mare, dove cadono i sogni che non abbiamo più, persi per strada, quelli che il mondo ha cercato e subito trovato, rapito, catturato, malmenato, incatenato, sottomesso, bestemmiato, crocifisso, violentato, dileggiato, accoltellato e fatto a pezzi, ma non apposta, preso com'era a barattare l'esistenza rumorosa e sopravvivente, dando prezzi al valore di ciò che non si compra e non si ha nel suo smanioso traffico di mani, incurante di sogni, quelli che noi stessi, a furia di batoste, giorno dopo giorno, piano piano, abbiamo ormai imparato a rinnegare. È un enorme cerchio questo cielo, enorme ma chiuso, buio, freddo, profondo, spento di luce avvelenata, trapunto di stelle sepolte, milioni di milioni, come festoni dimenticati appesi a un lungo filo di malinconia, come bandiere al vento in un giorno nero, d'aria immobile e pesante, dopo la bugia del carnevale. Si incagliano sul fondo disilluse prime donne che hanno fatto il loro tempo e oramai non trovano attenzione, neppure la pietà degli impresari. Ma venite, signori, presto e numerosi, da questa parte, prego, per il prodigio delle nostre vite. Miriamo la strada che si snoda, per la quale, pronti e solidali, attenderemo il varco dell'ignoto nel cuore del possibile infinito e del sogno nel realissimo vivente incubo del mondo. Attenderemo dunque all'occasione il fuggente attimo propizio, nel cuore di quell'onda che non passa verso il precipizio e finalmente noi ci tufferemo a riprendere tutti i nostri sogni, confusi palombari innamorati, per riportarli a ridere nel cielo, all'esito dell'aria, della luce, dargli speranza, vita, libertà, per farne nostre ali e imparare di nuovo l'alto volo antico che dimenticammo, per rinascere più forti e più sicuri da questa vita pazza che non va. Grazie Marco, io mi unisco a te con questo brano che si chiama Solo e che abbiamo scelto sempre perché sposa quelli che sono poi i contenuti del tuo Emporium. Sua realtà, vita è quando
luogo sembri morto. Io sono solo, qui non c'è quasi mai nessuno che capisca tutto al volo, e spiegare non mi va, ah non mi va più. E allora solo, senza tanti compromessi, che bastare a se stessi è suprema libertà. Secca e stanca, una fonte che estingua la mia sete più violenta, ma lascio tutto essere com'è, lascio tutto scorrere da sé. Siamo Dio. Anche, come ho già fatto, gli amici che stanno seguendo su Zona Rossa Web TV, l'altro canale collegato con la mia pagina I Am Light. Un abbraccio a tutti voi, grazie a Gabriel Paolone, grazie a Vincenzo Ciccone per la preziosa assistenza. Vi invito, troverete sotto delle stelle, delle stars, che sono una sorta di contributo spontaneo, di donazione spontanea per la pagina Web Rossa, Web TV Zona Rossa, scusate, tra parole e musica che sta incartando tutto, è un bel modo di contribuire a questa bella realtà, e quindi vi invito a farlo. Dunque Marco, dopo solo abbiamo ancora un paio di interventi prima di salutare il nostro gentile pubblico, come si dice. Stiamo entrando in una zona in cui affrontiamo il tema della finzione, il tema della grande fiction di questo mondo così alienato, no? dove l'uomo perde un po' della sua libertà in nome di una cosiddetta abbondanza che poi in realtà si vede che è solo illusoria. Prego. In realtà è una grande povertà innanzitutto interiore, no? E certo. Una trappola, di modi, no? Sì. E anche di rapporti. Cioè. Allora, quello che tu cantavi prima, la consapevolezza dell'io sono, in realtà viene smantellata sistematicamente dalle forze appunto centrifughe che sì. Il mondo ci applica, il mondo contemporaneo ci applica in modo scientifico, in modo sistematico, in modo studiato a tavolino, secondo me. Perché nulla è, non crediamo ai casi, insomma, è tutto in qualche modo pianificato da almeno 30 anni in poi. E quindi ecco, in questa fase ritorna una sorta di rigurgito, di rabbia potente, perché chiaramente è una rabbia salvifica che accende tutte le fasi del lavoro, ma ha dei picchi, no, una sorta di sinusoide, ha dei picchi che salgono, certo. E delle fasi in cui magari si cede più al sentimento, all'emozione profonda e anche alla speranza. Certo. E qui c'è un empito di rabbia potente verso tutta la finzione plastificata che ci circonda. E quindi, prego. È la finzione, è la mistificazione. Dare a vedere di impegnarsi senza farlo troppo sul serio. La faccia ben compunta ed atteggiata,
senza aderire mai completamente a quello che tu sembri o che tu sei. Volare bassi, braccia in superficie, agili, fluidi, disponibili, mica ci crederai davvero a quel che dici, mica sarei scemo. Guardare senza vedere, pensare senza riflettere, parlare senza dire. Politicamente corretti, inappuntabili, almeno l'apparenza, bella presenza, predisposizione ai pubblici rapporti, alle persone, brillanti, splendidi, ironisti, schiavi delle strutture che noi stessi siamo a costruire, della prigione con le chiavi in mano, a cercarle, a invocarle, a desiderarle e in ogni caso, come eludere la guardia di noi stessi se noi stessi siamo i carcerieri? Come osare uscire dalla fila che ci fa stare in piedi e tiene uniti? Alzati e cammina Münchhausen, se ancora ce la fai. Questo è il tuo tema proprio della cenere dei sogni che torna in apertura e in chiusura di lavoro. Abbiamo proposto qui perché siamo all'ultimo intervento, sempre tratto da Emporium, quindi poi inglobato dal progetto La cenere dei sogni, audiolibro, una denuncia da una parte, dall'altra un canto disperato e un grido di speranza. Ecco, se mi passi, no, lo spot, lo slogan. Questo che andiamo a introdurre adesso, mentre veramente ci tengo a salutare tutti voi che state scrivendo, Marco, grazie a tutti voi, vi rispondiamo a trasmissione conclusa sicuramente, grazie per essere stato con noi, grazie a quanti già di voi a scatola chiusa hanno ordinato le prime copie di La cenere dei sogni, e ricordiamo Marco, è possibile acquistare anche il tuo libro, la versione cartacea di Emporium, da cui è tratto questo lavoro ovviamente. E adesso siamo proprio alle battute conclusive del lavoro, dove c'è una amara presa di coscienza che però, ripeto, è molto catartica e vuole, come dice giustamente già detto Marco, Onofrio in collegamento telefonico qui con noi oggi, spronare a nuovi voli, a un rinnovo, cosa che ci sta costringendo a fare questa stessa situazione della pandemia. Prego Marco. Questo è il momento proprio finale, sì? Come dicevi tu, amaro, ma al tempo stesso anche foriero di una potenza di trasformazione che recupera tutta l'energia che abbiamo disseminato nel lavoro e la incanala in una sorta di fiammata finale. Sì. E quindi è la consapevolezza metafisica del processo di coscienza che porta alla visione finale, esatto. Che è quella che paradossalmente è proprio quella che salva. Quindi, come dicevi tu, una bellissima e azzeccatissima definizione, c'è questo senso di disperata speranza, no? che aleggia e che è perfettamente in sintonia con quello che stiamo vivendo peraltro nell'ultimo anno, e quindi fa così. Ma ecco dunque che cos'è. Adesso vedo. Nient'altro che una lunga fila senza fine verso una grassa, rugosa megera. La cassiera di tutte le cassiere, col viso ebete e gli occhi spiritati, la quale, dopo aver scrupolosamente digitato la tastiera, ma spesso non ci azzecca, che batte senza posa la sua cassa il conto apocalittico e totale, e qui di nuovo scroscio di zecchini sopra un grande mare, ci porge infine a turno, come un lecca-lecca dei bambini, uno dopo l'altro, inesorabilmente, il sacchetto di polvere che siamo. Ecco, questa è la conclusione, insomma, molto epica, no? Molto, molto forte, un messaggio che comunque vuole veramente scuotere le coscienze. A parte l'ultimo brano che poi facciamo in chiusura, che la mia lo sai solo tu, che Marco ha voluto adottare per concludere questo lavoro, di cui ti sono grato, io voglio salutare e di nuovo ringraziare tutti voi che siete stati con noi
ringraziare te, Marco, per la grande opportunità che mi hai dato di veicolare alcuni miei brani in abbinamento a un testo così importante, così riuscito, così apprezzato. Lascerei a te per alcune conclusioni finali, alcune citazioni, insomma, qualcosa che vuoi aggiungere a corollario. Allora, io innanzitutto ringrazio te per essere stato in sintonia con questo progetto, per avergli dato del valore aggiunto, perché, ebbene sì, tutti coloro che ascoltano, la maggior parte magari lo conoscono, ma per chi non lo conosce, Valerio è un artista vero ed è un musicista, insomma, che ha assolutamente, secondo me, le carte per cambiare tante cose intorno a sé e per creare delle situazioni positive, ecco, grazie, la musica e attraverso l'anima che mette in ogni cosa che fa. Grazie. E la sua bravura è fuori discussione, però io parlavo di quel qualcosa in più che rende speciali le cose. E quello che tu hai donato in questo progetto è che ha reso ancora più potente il messaggio che io avevo semplicemente affidato alle parole. Vorrei concludere ringraziando tutti gli ascoltatori e salutandoli, quindi in primis anche te che hai animato in modo magistrale questo incontro. Grazie. Una citazione da un grande filosofo rinascimentale che insomma non fece una bella fine, morì il 17 febbraio del 600 a Campo dei Fiori, bruciato vivo per la forza del suo pensiero e per la libertà delle sue idee. E sì, disse Giordano Bruno, sono parole profetiche che insomma, secoli hanno anzi sempre più il loro valore. Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è davvero e a chi ha acceduto le redini della propria esistenza. Ha una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo. L'uomo non ha limiti e quando un giorno lo capirà sarà libero anche qui, in questo mondo. Grazie a tutti. Grazie Marco, una bellissima citazione, grazie a te. Concludiamo con l'energia di questo brano, che vuole essere veramente un corollario di speranza, un momento di evasione, ecco, anche dal difficile periodo che stiamo tutti passando e che comunque ha il pregio di accomunarci e di spronarci verso nuovi orizzonti. Grazie Marco, questa era La Cenere dei Sogni, nuovo CD disponibile sul mercato. Fateci sapere, eventualmente contattateci per la distribuzione anche presso questa pagina. L'aspetto commerciale, imprenditoriale di queste attività non è meno importante, perché poi rappresenta il presupposto per poter realizzare futuri lavori e futuri sogni, sempre cercando, provando di così dare il là per qualcosa di nuovo, come dice Marco, anche senza il supporto di grandi compagnie né discografiche né editoriali o del grande circuito dei mass media. Quindi si vive veramente di passaparola e ci auguriamo di poter continuare a poter portare dei messaggi in cui crediamo e in cui veramente approfondiamo il massimo impegno. Grazie Marco, un saluto ancora, un abbraccio, grazie di nuovo. Grazie a te Valerio e a tutti voi. Ci vediamo presto e questa è la presa di consapevolezza un po' che vuole rappresentare La Cenere dei Sogni, un po' con Marco Onofrio, un po' in musica, e si intitola Lo sai solo tu. Grazie. Hey! La sveglia mi fucila, la distruggerei, la solita trafila non mi passa mai, ho bisogno di inventarmi qualche cosa, ho bisogno di una svolta clamorosa, yeah. Non è che siamo mica condannati qua, tutti schiavi degli abbi e del DNA, attenzione, puoi guarire il tuo subconscio, ripristinare lo splendore di quando sei venuto al mondo. Tutto il resto è masochismo e piangi, sei ok, 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 libera la musica.
grazie ragazzi, grazie a tutti. Lo sei solo tu, però musica, lo sei solo tu. Grazie a tutti ragazzi, grazie a Marco Notto, la scena dei sogni, restate con noi, grazie, un abbraccio, forza, tanta energia, tanta luce a tutti voi, grazie, ciao.